Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per partecipare alla nostra sessione formativa. Mi presento, sono Giovanna Salemi, responsabile commerciale di San Ballast. In questo webinar vi offriamo una preziosa sessione formativa dove impareremo ad evidenziare i punti di forza, i plus del prodotto San Ballast, in modo particolare per gestire la compravendita in maniera più efficace possibile, utilizzando proprio i nostri prodotti. Scopriremo quindi come vendere le strutture San Ballast e in definitiva come offrire la miglior soluzione tecnica ed economica al nostro cliente. Quante volte vi sarà capitato di gestire una trattativa commerciale con il vostro cliente o potenziale cliente interessato a installare un impianto fotovoltaico con le nostre strutture, ma non siete stati in grado di rispondere adeguatamente e di gestire le obiezioni che vi saranno state poste? Come fare? Succede a tutti, è successo a tutti, a me compresa. Noi di San Ballast teniamo molto a supportare la nostra forza vendita, sia per quanto riguarda la forza vendita interna, che è composta da 5 commerciali per l'Italia e 6 commerciali invece per le nazioni estere, sia invece esterna. Esterna a chi? Ovvero voi stessi che a seguito della ricezione dei progetti preventivi svolti da noi, vi trovate poi a gestire e varie obiezioni e la trattativa con il vostro cliente o potenziale cliente. Per aiutarvi, abbiamo ideato questo webinar. Questo webinar l'abbiamo un pochino strutturato in due parti. La prima parte è prettamente commerciale, dove insieme andremo a vedere quali obiezioni riceviamo maggiormente. Vi darò qualche dato per aiutarvi nella spiegazione di determinate informazioni tecniche e commerciali. Poi ci sarà una seconda parte. La seconda parte sarà molto molto interessante, la seguirà Luca Ventura. Luca è un nostro consulente esterno per la formazione professionale e aziendale. E per noi è stato veramente fondamentale avere il suo supporto in questi anni, dal 2012 ad oggi, e è stata fondamentale la sua formazione e conoscenza che ci ha trasmesso attraverso diversi corsi che svolgiamo settimanalmente in azienda, per poi diventare leader nel nostro settore, in modo particolare per quanto riguarda le strutture per i tetti piani. Allora, per il momento io, Luca, ti ringrazio della tua partecipazione, grazie mille di essere qui con noi e per le nozioni che poi ci dirai nella seconda parte. D'accordo Giovanna, grazie e un buon pomeriggio a tutti. A più tardi. Grazie. Allora, partiamo subito andando a vedere le obiezioni più frequenti. E di obiezioni ce ne sono svariate. Partiamo un pochino dalla prima. La prima obiezione è relativa al peso. Pesa troppo, il solaio potrebbe non essere adeguato, c'è troppo peso in copertura. Naturalmente, questa obiezione nasce quando abbiamo delle installazioni su coperture, quindi su tetti. Quando invece abbiamo un'installazione a terra, il problema non si pone. Se invece viene installato sul tetto, nel 99% dei casi vediamo che questo problema non c'è, in quanto la zavorra più il modulo incide circa per il 20-25 kg al metro quadrato e il solaio di un tetto sicuramente può supportare questo peso. 20-25 kg al metro quadrato è il peso per quanto riguarda la struttura e il modulo per il sistema Connect. Invece, per i sistemi tradizionali, in modo particolare per quanto riguarda i sistemi a file singole, a vele e stoveste, abbiamo dai 30 ai 35 kg al metro quadrato. Inoltre, ogni progetto viene sempre accompagnato da una relazione tecnica, dove viene fornito il calcolo del dimensionamento in modo che il responsabile del progetto possa fare le opportune strutture e le verifiche strutturali. Quindi, nel progetto, prima di fare il progetto, vi verranno chieste una serie di informazioni come l'altezza dell'edificio, la presenza o meno del parapetto, la località, l'inclinazione che desiderate utilizzare, che sono fondamentali per fare poi un progetto completo, all'interno del quale poi si troverà questo dato ulteriore. Altra obiezione che sorge è abbastanza pesante per tenere la forza del vento, è abbastanza resistente. Noi come San Ballast lavoriamo molto per il Dipartimento Ricerca e Sviluppo. Infatti, da prove fatte in galleria del vento, sul modulo singolo in condizione sfavorevole, ossia controvento, nelle foto lo possiamo vedere, quindi
è immagine dalla parte sinistra, quindi dalla parte posteriore della struttura, possiamo dimostrare che tutti i modelli di zavorre resistono senza l'utilizzo di accessori oltre a 90 km orari. Se poi si aggiungono anche accessori quali carta, infrangimento, barre di rinforzo e tessuti supplementari, si possono anche avere resistenze superiori. Con il nostro sistema Connet in modo particolare la resistenza al vento è ancora più alta. Perché? Perché il sistema Connet crea un reticolo fra tutte le file, quindi avendo anche le file solidali, e quindi questo permette di essere ancora più resistente. Perché a differenza dal sistema standard o gli altri sistemi, non abbiamo file singole, ma avremo poi tutto un blocco. E quindi per movimentare il blocco intero ovviamente ci vuole un'estrema forza del vento. Fornendoci un layout, come ho detto prima, quindi anche tutte le informazioni, noi riusciamo sempre a trovare la soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico sia economico e oltre a ciò cerchiamo sempre di trovare la miglior soluzione e a volte succede anche di fornire una relazione tecnica da un nostro tecnico abilitato e quindi che va poi a certificare la relazione. In questo caso si tratta del nostro responsabile tecnico Andrea Calza, che ovviamente lo ha abilitato. E quindi può fare una relazione ancora più completa. Un'altra obiezione che ci fanno spesso è: ma pesa tanto, sono strutture in cemento, chissà quanto il costo di trasporto sarà alto. Allora, noi come San Ballast movimentiamo quotidianamente numerosi, numerosi ordini, sia dal punto di vista di magazzino, per la logistica. I prezzi di trasporto sono fortemente scontati, quindi non è assolutamente vero che il costo di trasporto va a incidere così tanto nella nostra offerta, nel nostro preventivo. Questo perché? Perché adottiamo una serie di accorgimenti necessari per ridurli ulteriormente, come ad esempio gli imballi ottimizzati per diminuire il volume e il peso e tutti gli accessori preparati correttamente, già ingustati e per fornire anche la miglior funzionalità all'installatore che li riceve. Noi come San Ballas siamo anche molto attenti a raccogliere i feedback da parte dei nostri clienti e qui vediamo un'immagine, un'anteprima di un feedback che abbiamo ricevuto, molto positivo, perché appunto l'80% dei nostri clienti, più dell'80%, ci ha comunicato che ritiene la nostra consegna sia sempre stata fatta rispettando i tempi concordati e noi ci teniamo molto anche che venga fatta sia per quanto riguarda direttamente nella sede operativa oppure in cantiere, con o meno sfondo idraulica. Questo è un punto molto importante perché a volte uno pensa che c'è solo una consegna, quindi a terra, ma invece c'è proprio la sfondo idraulica e tutto il servizio che ne consegue. A questo aggiungo anche che un'altra domanda che spesso mi fanno è: bisogna forare la copertura, la zavorra è già forata? Allora, uno degli aspetti che ci contraddistingue è proprio quella di tutelare l'impermeabilizzazione della copertura. Come avviene? La zavorra di per sé non va a forare il tetto, quindi questo è sempre stato un nostro plus, non forare la copertura ed evitare delle perdite, delle infiltrazioni. Oltre ad evitare quindi possibili infiltrazioni, l'installazione risulta molto più veloce rispetto ai sistemi tradizionali, che invece devono essere fissati. Lo sapete bene, è un punto su cui noi puntiamo molto, è il fatto che il sistema San Ballast riduce i tempi di posa fino al 70% rispetto ai sistemi tradizionali, quindi è molto molto veloce rispetto alle altre soluzioni. A questo si aggiunge il fatto che tutte le nostre zavorre sono già forate, quindi hanno sostanzialmente tre fori e sono già dotate di boccola M8. E, hanno tre fori perché? Due nella parte posteriore per fissare i pannelli, quindi con le graffie centrali e terminali, e uno nella parte posteriore. Nella parte posteriore, perché mettiamo caso che il progettista, durante la fase di elaborazione della relazione, decide di aggiungere perdi supplementari, barre, carter, c'è già il foro per il fissaggio attraverso comunque una vite che forniamo già noi nel kit. A questo aggiungo anche che le zavorre possono anche essere forate. Ovviamente sconsiglio di forare vicino agli spigoli, ma nella zona centrale.
Noi sempre diamo nel nostro kit le boccole ad espansione, se richiesto, se il cliente appunto richiede questa foratura. Perché a volte richiedono questa foratura? Richiedono a volte la possibilità di forare la zavorra per installare dei piccoli inverter nella parte laterale delle zavorre. E quindi sì, vi confermo che non è un problema e si può utilizzare anche così la nostra zavorra. Tema pannelli. Allora, ultimamente ci sono veramente diverse tipologie di pannelli, diverse dimensioni, lo sapete benissimo anche voi, e stanno sempre di più aumentando i pannelli fuori dallo standard, quindi ci sono sempre di più pannelli da 2 metri e oltre. Noi di San Ballast possiamo installare tutte le tipologie di pannelli, quindi tutte le zavorre San Ballast sono estremamente versatili e consentono la posa dei pannelli sia in orizzontale che in verticale. Sì, si possono montare quindi tutti i modelli dei pannelli, anche i pannelli da 2 metri e i pannelli vetro-vetro. L'unica accortezza che vi chiederà il commerciale San Ballast o l'ufficio tecnico sarà quella di inviare la scheda tecnica. La scheda tecnica perché? Perché noi ci teniamo molto a verificare la conformità tra le nostre soluzioni e quello che viene scritto nella scheda tecnica di diversi produttori. In modo particolare, siamo molto attenti ai punti di fissaggio per mantenere sempre attiva la garanzia dei moduli e non variare le prescrizioni dei produttori. Per i pannelli vetro-vetro sarà fornito un morsetto centrale terminale differente perché comunque è diverso dallo standard con i pannelli con cornice. Esistono inoltre delle zavorre custom, ossia costruite con delle specifiche che riceviamo da determinati progettisti o clienti che hanno proprio questa esigenza e a fronte di un determinato quantitativo ordinato possiamo anche fornire questa tipologia di struttura. Altra domanda che abbiamo ricevuto in questi anni è: costa tanto per essere solo un pezzo di cemento? Falso. In realtà non è un comune pezzo di cemento. La linea di produzione è tutta certificata. Ricordo che noi come azienda siamo certificati ISO 9001-2015, tutti i nostri prodotti sono certificati TUV e testati in galera del vento. La produzione è fatta in 2 tipologie. O a getto oppure vibrate. Tutte queste tipologie prevedono un periodo di riposo a terra di almeno 12 ore per ogni ciclo di produzione prima di essere imbancalate e stoccate in magazzino. Questo perché? Per garantire la robustezza e comunque la qualità del nostro materiale. Questo appunto permette di avere un prodotto maturo, rifinito con tutti gli angoli stondati, misure standard. Infatti, nella foto potete vedere che non avremo uno spigolo. Questo è molto importante, soprattutto quando abbiamo una copertura con guaine, perché andiamo ad eliminare la possibilità di strappare la guaina sulla copertura. Quindi, questa è un'informazione che piace molto ai progettisti, che sono appunto attenti a questo tema. E abbiamo anche un'alta resistenza di schiacciamento, soprattutto una bassissima percentuale di infiltrazioni di acqua. La resistenza del cemento è RCK40 con aggiunta di additivi fluidificanti per aumentare appunto l'elasticità del prodotto in fase di asciugatura, permettendo così una base percentuale di lesioni. Otteniamo così un prodotto resistente alle intemperie più estreme che ci consente di garantire 25 anni. Quindi la nostra garanzia proprio dura 25 anni, al contrario di altre garanzie che ci sono sul mercato. All'interno dell'azienda noi abbiamo proprio un dipartimento di ricerca e sviluppo e di controllo qualità che si occupa anche di effettuare test sulle nostre zavorre, alcuni dei quali sono proprio anche test per le infiltrazioni e penetrazioni dell'acqua. Altra obiezione che a volte ci troviamo a gestire è: ma sono brutte da vedere, sono montate sul tetto, soprattutto in alcune circostanze dove magari c'è un bel residence di un certo tipo, e quindi va un po' a andare a scontrarsi con l'estetica che magari può avere quel contesto. Non è vero, in realtà nella prima immagine vediamo una case history realizzata in prossimità del lago a Lugano, invece nella seconda immagine siamo su una costiera spagnola. Ci
Ci teniamo molto all'estetica delle nostre zavorre. Le zavorre sono rifinite in ogni minimo dettaglio, sono molto curate, proprio per avere un aspetto gradevole anche in quelle installazioni che richiedono un valore paesaggistico elevato. Quindi parliamo di ville sul mare, hotel, centri benessere, zone comunque che hanno bisogno di avere una certa linea, una certa estetica e non andare a rovinare il contesto dove ci troviamo. Come si può anche vedere da queste immagini, proprio nelle zone dove il vincolo paesaggistico è un elemento preponderante, le zavorre sambalas sono particolarmente adatte, non vanno a rovinare il contesto che li circonda. Ci teniamo molto anche all'estetica, tant'è che marchiamo tutte le nostre zavorre con le nostre iniziali, SB, e poi andiamo ad aggiungere anche l'inclinazione. Perché l'inclinazione? Per facilitare il lavoro degli installatori, che così sono un pochino più agevolati a differenziare una struttura rispetto che un'altra. Un'altra obiezione che ho ricevuto in questi anni è riguardante la rottura o meno delle nostre zavorre. A volte si pensa che le zavorre, magari col trasporto, movimentandole più volte, siano un pochino più soggette alla rottura o comunque a fare delle crepe e poi per non essere neanche utilizzate. Anche in questo caso non è vero, perché le nostre zavorre sono molto resistenti e sono in grado di resistere ad urti molto importanti. All'interno di ogni nostra zavorra c'è un filetto e non è un cemento armato, ma è un filetto proprio per aumentare la resistenza della zavorra stessa. E questo cos'è che vuol dire? Che anziché se magari sono lesionate, purtroppo per magari un trasporto non ok, si possono lo stesso utilizzare proprio per via di questo filetto. Ad ogni modo, assicuro tutti che succede in 1% dei casi, però lo sapete anche voi meglio di me, molti trasportatori, essendo poi di fretta, possono fare qualche danno, però ad ogni modo noi ci occupiamo di fare tutte le restituzioni e soprattutto con questo filetto non è mai un problema, anche se c'è una piccola cavillatura. Queste sono le principali obiezioni che incontriamo, abbiamo incontrato durante il nostro lavoro. Non sono tantissime, anche perché cerchiamo sempre di fornire un buon servizio tecnico e in caso di dubbio siamo sempre i primi a spiegare nell'immediato i calcoli, a fornire delle informazioni aggiuntive ai nostri clienti e a risolvere qualsiasi obiezione. Oltre a questo, Sanballas ha sempre avuto la prerogativa di comunicare al cliente i nostri flussi e soprattutto essere identificata come la miglior soluzione per i tetti piani, grazie proprio alla sua semplicità e facilità di utilizzo. Passiamo ora alla seconda parte del webinar che ho ritenuto opportuno per affiancarvi nelle vendite. Conosceremo insieme alcuni aspetti importanti nella gestione della trattativa che potrete utilizzare per Sanballas, ma sono certa che diventeranno anche molto importanti come vostro proprio bagaglio personale, come vostro know-how. È un regalo che vi volevo fare, ovviamente per vedere tutti i punti ci vogliono più sessioni, ma abbiamo ritenuto opportuno di prendere solo alcuni estratti molto importanti che a mio avviso sono stati fondamentali per la crescita di Sanballas. In modo particolare noi utilizziamo queste teorie, questi aspetti di conoscenza, noi direttamente come commerciali dal 2012 ad oggi e anche quando andiamo a introdurre un nuovo commerciale all'interno del nostro team, passa da una formazione tra cui questa, molto importante. E questo cosa ci ha permesso? Di incrementare le vendite, diventando così appunto leader nel nostro settore, ma soprattutto di crescere di anno in anno facendo sempre il doppio del fatturato. Vi ho già presentato Luca. Luca è il nostro formatore per eccellenza. Vi spiegherà oggi quali principi della vendita dobbiamo seguire per diventare proprio campioni nel nostro posto. Sì, sono certa che tutte le informazioni che ora vi spiegherà Luca saranno fondamentali. Luca, ti passo la palla e illuminaci come sempre. Bene, grazie Giovanna. E, chiaramente quello che faremo oggi è diciamo, un piccolo regalo, come anticipavi tu, e chiaramente non potremo trattare in maniera esaustiva tutto il soggetto delle vendite, anche perché è un soggetto piuttosto ampio. Non di meno, volevamo proprio darvi
alcune pillole che possono essere molto molto utili in fase di trattativa, in fase di vendita. In particolar modo oggi vedremo due aspetti legati alla vendita o alle trattative che riteniamo possano essere molto utili per gestire al meglio le trattative e in generale tutte le vendite più in generale. Oggi vedremo in particolar modo il primo aspetto che riguarda che cosa compra il cliente in realtà. Mi spiego meglio, il cliente in realtà al fine di fare un acquisto compra in sequenza determinate cose e soggetti e quindi vediamo che la prima cosa che compra un cliente quando deve effettuare un acquisto, in realtà non è il prodotto, non è neanche l'azienda, ma in realtà è il venditore. Cosa significa questo? Che chiaramente in qualsiasi trattativa il fattore predominante è il fattore umano, quindi come il venditore si pone, come il venditore si prende cura di quelle che sono le esigenze del cliente, ma soprattutto come il venditore riesce ad acquisire una certa fiducia affinché il proprio prodotto o il proprio servizio possa essere proposto. Questo è un aspetto vitale perché noi potremmo avere anche il migliore prodotto del mondo, ma se ci poniamo in una maniera poco gradita al nostro potenziale acquirente, la trattativa potrebbe avere qualche problematica. Quindi questa è una cosa importantissima e che in realtà ognuno di noi applica anche nei propri acquisti. Quindi per effettuare un acquisto io devo avere comunque una certa fiducia nel venditore o il venditore deve darmi delle garanzie che chiaramente a seconda della trattativa che potrebbe essere lunga, personale, cioè effettuata direttamente in azienda o anche telefonica, devo comunque fare in modo di vendere me stesso come persona degna di fiducia, professionale e diciamo con tutte le caratteristiche adatte per poter proporre al meglio il mio prodotto. La seconda cosa che una persona acquista è l'azienda, chiaramente. Quindi io potrei essere un bravissimo venditore, ma dietro di me ho un'azienda che non offre sufficienti garanzie e quindi questo potrebbe rappresentare un ostacolo. Cosa intendiamo con l'azienda? Chiaramente in questo contesto intendiamo sicuramente il brand, intendiamo la professionalità, la serietà della nostra azienda e come questa si pone nei confronti del potenziale acquirente. La terza cosa che invece viene acquistata, pensate, è il prodotto, quindi il prodotto in realtà è fondamentale ed è oggetto della nostra vendita, ma in realtà non viene per primo, viene sempre dopo che il nostro potenziale acquirente ha comprato noi stessi e l'azienda che rappresentiamo. Quindi anche questo è un aspetto da non sottovalutare perché noi potremmo avere anche il prodotto migliore di questo mondo, ma siamo dei cattivi. Come dire, venditori, ma soprattutto non rappresentiamo un brand o un'azienda significativa, quindi anche il nostro prodotto potrebbe perdere di efficacia. Una È volta vero, acquistata, confermi Giovanna, no? fermo, assolutamente. Proprio trovare l'affinità col venditore è fondamentale. Succede anche a me, dall'altra parte, invece di trovare affinità con i miei clienti, potenziali clienti, quindi c'è proprio uno scambio. Però, come prima cosa, trovarsi bene con l'interlocutore è fondamentale per avere un buon rapporto e ottenere ottimi risultati. Quindi sono assolutamente d'accordo. È vero, è vero. In effetti la figura del venditore è poi, diciamo, quella chiave in tutte le trattative. Quindi, come abbiamo visto, una volta acquistato, chiaramente a livello più o meno inconscio, ma vi posso garantire che funziona così, il venditore, l'azienda, il prodotto, allora a quel punto prendiamo in seria considerazione il prezzo, quindi quanto il prezzo è, diciamo, in qualche modo appetibile per il nostro interesse. In realtà anche qui vedete che il prezzo potrebbe essere un fattore predominante, ma in realtà viene solo in quarta posizione o comunque come quarto aspetto del nostro atteggiamento riguardo alle vendite. E quindi anche questo, se vogliamo, è un mito che vorremmo sfatare. È vero che il prezzo è un fattore importante, ma ribadiamo con forza che non è la cosa predominante. Quante cose acquistiamo per poi renderci conto che avevano un prezzo magari un attimino superiore alla media, ma questo perché? Perché evidentemente i tre fattori precedenti ci avevano assolutamente convinto, quindi il prezzo, ribadiamo con forza,
è un aspetto che viene decisamente dopo ad altri. L'ultima cosa che compra il nostro cliente quando siamo in trattativa è in realtà quando farlo. Adesso vedremo anche questo nella nostra diapositiva. Quindi, una volta che io ho comprato, in realtà questa è una diapositiva successiva, però noi abbiamo l'ultimo aspetto legato all'acquisto, che è proprio quando acquistare il nostro prodotto. Quindi questo era il primo aspetto, chiederei alla regia di tornare un attimo indietro perché vorrei rivederlo insieme a voi, perché questo diciamo, approccio nelle vendite, quindi questa sequenza con la quale il nostro potenziale acquirente ci compra o compra i nostri servizi o prodotti, è proprio legati a questi cinque aspetti. Eccolo qua, il quando averlo. Questa è una cosa che sono sicuro potrete utilizzare proprio anche in fase di analisi delle trattative, quindi quando avete preventivi che sono magari un pochettino stagnanti, il fatto di riesaminare come è andata la vostra trattativa, se siete stati bravi nel vendere queste cose in sequenza, potrebbe veramente aiutarvi nell'ottimizzare, nel migliorare alcuni aspetti. Quindi il fatto di chiedersi se ci siamo posti bene, in primo luogo, se il nostro potenziale cliente ha veramente compreso la serietà e la professionalità della nostra azienda, se il prodotto era quello che veramente li risolveva il prodotto, chiaramente poi il prezzo e quando averlo è una cosa più marginale. Però le prime tre sono quelle che, ripeto, in fase di analisi della trattativa o in fase di analisi di un preventivo che è un pochettino fermo, ci possono aiutare a ottimizzare le nostre prestazioni. Chiaramente questo è una cosa fondamentale perché, ribadiamo, sono le persone che nell'ambito delle vendite fanno la differenza, nel bene e nel male. Purtroppo più delle Questo volte lo fanno nel male. è Dimmi, vero, Giovanna. questo lo osservo molto più che altro nelle compravendite private, no? Non solo nell'ambito del lavoro, anche magari quando uno va, adesso mi ricordo l'ultimo episodio quando sono andata a vedere per la nuova macchina, sono andata lì, sapevo il brand, comunque una buona concessionaria, però quando ho beccato il commerciale che non era disponibile, non era molto, come posso dire, collaborativo e educato e interessato alla mia richiesta, e lì subito si va un pochino a rompersi quell'affinità che invece ci deve essere. E quindi Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te, ma penso che anche i nostri ospiti di questo pomeriggio saranno d'accordo che qualsiasi loro acquisto in maniera più o meno marcata rispetto a questi cinque punti. sì. Ora, diciamo che potremmo affrontare a questo punto la seconda parte, che in realtà noi l'abbiamo chiamata pillola, ma dovrebbe essere un pillolone in realtà, perché adesso andremo ad affrontare come si svolge una trattativa e come si svolge una vendita. Abbiamo isolato quelle che sono delle fasi della vendita che sono fondamentali per riuscire ad arrivare al risultato della nostra trattativa. Abbiamo rappresentato, adesso lo vedremo meglio nel proseguo delle diapositive, la prima fase come quella dell'approccio, cioè il momento in cui noi ci approcciamo al nostro cliente. Vedete qui che noi in alto abbiamo posizionato la quantità di sforzo, di intenzione, di energia che dobbiamo mettere per ogni fase. La prima fase è quella dell'approccio, che adesso andremo a descrivere meglio tra pochissimo, che è quella dove in sostanza io incomincio a relazionarmi col mio potenziale acquirente o col mio potenziale, sì, il mio potenziale acquirente. Questa è la fase più importante perché, come vedremo dopo, è quella che determina poi il proseguo, diciamo, buono o cattivo della nostra trattativa, ed è quella dove soprattutto dobbiamo impiegare più tempo. Impiegare più tempo significa anche proprio, tra virgolette, come dire, stare lì a parlare, a chiacchierare con il nostro potenziale cliente per cercare di capire quelle che sono le sue esigenze. Adesso vedremo poi qual è il risultato di questa fase, che ripetiamo con forza, è la parte più difficile di tutta la nostra trattativa. Una volta terminato questo approccio, potremo entrare poi in quella che è l'indagine, dove, come potete vedere anche dalla grafica, abbiamo comunque una certa energia da impiegare che è comunque minore a quella precedente. L'indagine la andremo a definire meglio tra
brevissima, ma comunque il momento in cui andiamo un po' alla ricerca di quello che è l'esigenza del nostro cliente. Una volta terminata questa fase, andremo alla stimolazione, quindi diciamo quella parte dove cominceremo a far presente al nostro cliente che la bontà del nostro prodotto, ma in realtà di come il suo, chiamiamolo, problema in fase di indagine vada risolto. Una volta terminata questa stimolazione, quindi cominciamo a entrare nella presentazione della soluzione o nella presentazione del prodotto, che come vedete anche in questo caso non è esattamente una priorità e richiede meno sforzo in realtà, chiaramente se le altre fasi sono state fatte in maniera compiuta, e per Siamo poi su arrivare, prego, vai. Stavo dicendo, a volte noi siamo nei commerciali, a volte partiamo subito con presentare, 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 senza e bypassando quindi l'approccio, l'indagine, la simulazione. Siamo molto orientati su ti presento tutta la gamma di prodotti che ho, che sia come San Ballas oppure che sia comunque come un distributore che può trovarsi comunque ad avere un'ampia gamma di, e quindi sbagliando, saltando poi i primi tre punti che poi adesso ci spiegherai più nel dettaglio. Assolutamente, poi è chiaro che questa chiamiamola piramide, che noi tecnicamente si chiama piramide rovesciata, l'applichiamo molto meglio di persona, però è chiaro che noi l'applichiamo anche nelle televendite o comunque nelle presentazioni telefoniche. Proprio in relazione a questo, la presentazione della soluzione come primo aspetto che talvolta viene fatto è un errore grossolano perché è un po' come quando voi ricevete le telefonate per la presentazione di una nuova compagnia telefonica, chiaramente senza avere nessuno dei primi tre aspetti che in qualche modo sono andati a regime, chiaramente la trattativa non può andare avanti. Ed è quindi un aspetto molto importante. Una volta fatta la presentazione della soluzione, entriamo in quello che potrebbero essere delle obiezioni che sono state poi oggetto della prima parte del nostro webinar, che sono quelle più tecniche e quelle che chiaramente riguardano come eventuali obiezioni possono essere risolte con i nostri prodotti. Sono quelli che ha trattato in maniera molto molto dettagliata prima Giovanna. L'ultimo aspetto della nostra trattativa finalmente è la chiusura, perché dopo tanto sforzo dovremmo arrivare a meta con la sottoscrizione di un contratto o la conferma di un ordine. E vedete che paradossalmente la chiusura è l'aspetto che richiede meno energia, meno sforzo, solo quando tutte le prime step della nostra trattativa sono state fatte in maniera compiuta. Entriamo un attimino più nel dettaglio di cosa intendiamo con tutte queste fasi. L'approccio, dicevamo, è la parte più importante di qualsiasi trattativa. Guardate che non mi riferisco solo alla trattativa di vendita, ma anche una trattativa che potrebbe essere anche un invito a cena per una bella ragazza, no? È comunque il modo migliore per presentarsi. Giovanna, puoi confermare, penso, Di rose, un no? cioccolatino. Esattamente. Esattamente. Quindi l'approccio chiaramente è fondamentale perché determina il fatto che il cliente ha comprato noi come persone, quindi ritorniamo all'aspetto che una volta che ha comprato noi come persone, cosa significa? Che è aperto ed è disposto a parlarci dei suoi problemi. Se non abbiamo una persona che è aperta, quindi ha rotto questa, diciamo, fase di diffidenza, posso garantirvi che tutto il resto della trattativa è estremamente complessa. È molto come dire, di facciata, no? Invece quando noi ci siamo venduti bene, abbiamo reso conto, abbiamo fatto in modo di rendere conto al nostro potenziale cliente che siamo persone degne di fiducia e comunque persone competenti, vi posso garantire che il nostro potenziale cliente è assolutamente più orientato a parlarci in maniera diretta e schietta di quelle che sono le sue esigenze. Chiaramente non è che abbiamo una tempistica legata a questo, perché a seconda della trattativa potrebbe richiedere più o meno tempo, però è ovvio che se abbiamo a che fare con una persona che non conosciamo, questa fase potrebbe richiedere parecchio tempo, anche una ventina di minuti, ma dipende un po' chiaramente tutto dal contesto. Tante volte non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, quindi dovremmo essere in grado di tarare
un pochino meglio il nostro approccio. Non di meno, ripeto, questa è la fase più importante e quella che richiede proprio più tempo e che troppe volte si trasgredisce. Cosa vuol dire questo? Che ci rendiamo conto che magari il nostro interlocutore non ha molto tempo e quindi ci sentiamo poi costretti a presentare il nostro prodotto senza in realtà aver instaurato una buona comunicazione, una buona comprensione con il nostro potenziale cliente. È di fatto l'ostacolo più grande a qualsiasi tipo di vendita. Fatto questo, chiaramente un buon modo per approcciare il cliente qual è? Sicuramente quello di vedere, osservarlo, ascoltarlo ed essere interessato e sinceramente curioso nei suoi confronti. Ovviamente questo ci viene meglio quando abbiamo di fronte una persona che a vario titolo c'è più simpatica. Quando abbiamo una persona che magari non è particolarmente gradevole, questo risulta un pochettino più difficile. Non di meno deve essere una cosa assolutamente spontanea o comunque ci dobbiamo lavorare. Per fare questo, soprattutto quando non conosciamo una persona che è particolarmente gradevole, dobbiamo comunque identificare o trovare qualcosa in lui che veramente ci incuriosisce e che ci interessa, perché sennò poi tutto il resto risulta piuttosto, come dire, di facciata, quindi non è una tecnica che dobbiamo adottare, ma è proprio un modo di porci per avere, instaurare una buona comunicazione con il nostro potenziale cliente. Dicevamo, troviamo delle cose in lui che ci piacciono, gli facciamo delle domande al riguardo, perché siamo sinceramente curiosi, e in questo modo cominciamo a instaurare una comunicazione che scioglie un pochettino, diciamo, il clima stesso della trattativa, ci permette di entrare in una sintonia migliore. Aspetto fondamentale è quello di non falsificare assolutamente l'interesse, chiaramente, come possiamo vedere dalla slide successiva, il cliente lo percepirà, e se il cliente in questa fase ha poco tempo da darci, non è disposto ad ascoltarci perché ha freddo, per qualsiasi altro motivo, dovremo in qualche modo, come dire, rifare la trattativa in un momento più opportuno, perché chiaramente non potremo andare avanti nella nostra trattativa se non ci siamo venduti noi in primo luogo. L'aspetto dell'approccio è quello più fondamentale ed è quello che, se viene superato, ci permette di entrare nella fase dell'indagine, che è quella che chiaramente ci permetterà poi di utilizzare le nostre armi più di natura tecnica per proporre il nostro prodotto o servizio. Che cos'è l'indagine? Vediamolo meglio. L'indagine è la fase nella quale la persona è disposta a parlarci ed è quindi in questo momento in grado di parlarci in maniera sincera di quelle che sono le sue necessità e soprattutto di quelli che sono i suoi problemi. Attenzione, nell'indagine delle volte il nostro potenziale cliente ci parla di una necessità che a livello tecnico noi sappiamo come risolvere, ma che magari per lui necessita di un'altra soluzione. Quindi anche in questo caso dobbiamo essere bravi nel modularci, nell'ascoltarlo e nel capire qual è la sua reale necessità. Perché noi magari a livello tecnico capiamo che potremmo risolvere in un certo modo, ma magari per lui va risolto in un altro. Ok? Mi spiego meglio, lui potrebbe parlarci del fatto che il suo utente finale ha molta fretta, ma, e quindi io dico, vabbè, adesso gli propongo un servizio velocissimo, ma in realtà poi lui sente che più che la fretta del cliente deve gestire la fretta che ha nel gestire le sue problematiche legate al magazzino, quindi dovremo poi andare su quell'onda portante lì per cercare di risolvere le sue problematiche. Altro aspetto legato all'indagine è che a un certo punto, mentre lui ci parla in maniera sincera e schietta dei suoi problemi, e quindi si rende conto che ha comunque un'esigenza da risolvere, ha una necessità da risolvere in maniera sincera, ripeto. A questo punto, quando lui sente di avere l'esigenza, noi siamo in grado di determinare bene qual è la soluzione che gli possiamo proporre. Chiaramente, se non identifichiamo le sue necessità, prima di parlare del nostro prodotto, potremmo fare, anzi in realtà la facciamo sempre, un'offerta che è scentrata. Cosa vuol dire scentrata? Che non gli va a risolvere al 101% quello che è la sua problematica, glielo potrebbe risolvere anche semplicemente all'80%, ma potrebbe poi tirarci fuori, proprio per questo motivo, per il fatto che non gli abbiamo fatto l'offerta migliore con il nostro prodotto,
tantissime obiezioni. Quindi questa fase chiaramente è molto molto importante perché ci permette di chiarirci le idee e soprattutto ci permette di modulare al meglio la nostra offerta. Nostra offerta che, ripeto, deve essere assolutamente allineata con quelle che sono le sue esigenze, le sue problematiche. Terminata questa fase, che anche questa vi posso garantire che richiede un po' di tempo, chiaramente nel fare l'indagine, cos'è che bisogna fare? Sono alcune cose da seguire. Cioè, sicuramente l'aspetto di aver superato l'approccio l'abbiamo visto, perché se no il nostro cliente non è potenzialmente interessato a noi. Essere disposto ad invadere la sua privacy, quindi cosa vuol dire? Fargli anche domande molto molto personali, quindi quali sono le sue problematiche, vuol dire che tipo di problemi potrebbe aver avuto con un cliente o con un tipo di servizio. Quindi dobbiamo fargli anche delle domande di natura più personale, magari legate ai pagamenti che lui riceve, all'affidabilità della sua clientela. Quindi dobbiamo proprio essere disposti ad invadere quello che è la sua realtà aziendale, quindi anche domande molto personalizzate, perché sennò, ripeto, rischiamo di non arrivare a un dunque. Fare domande aperte, quindi tutte domande che non implichino un sì o no come risposta, ma che facciano parlare in maniera più approfondita il nostro potenziale cliente. Detto questo, quindi, se come sovente succede, il cliente poi ci chiede subito informazioni sul prezzo, sul nostro prodotto, prima che questa fase sia completata, dobbiamo dare qualche dato generico e fare delle altre domande, perché non è ancora interessato. Purtroppo questo è difficilissimo, perché mediamente il venditore non vede l'ora di presentare il proprio prodotto e la bontà dei propri servizi. Non di meno, se questa fase viene fatta male, oppure il cliente ci chiede in maniera frettolosa e noi sappiamo che non abbiamo ancora completato queste prime due fasi, faremo un buco nell'acqua o comunque andremo poi a orientare la nostra trattativa unicamente su un discorso legato al prezzo. Questo è molto importante, quindi se non affrontiamo e non completiamo questa indagine non andiamo da nessuna parte. A questo punto dovremo avere le idee sufficientemente chiare, il nostro cliente è aperto, ci ha parlato dei suoi problemi, di tutti gli aspetti, e a questo punto in maniera impercettibile cominciamo a prenderci cura del suo problema e a questo punto gli sottoponiamo quelle che devono essere le cose da risolvere in relazione al fatto di come gli risolviamo il problema. Dobbiamo fargli capire che avere quel tipo di problema è un peccato e quindi cominciamo a stimolare quella che è la necessità di porre una soluzione a questo tipo di problematiche. Oggi, per questioni di tempo, non vi farò tanti esempi come è mia abitudine fare, però è chiaro che qui... Sto dicendo di solito facciamo tantissimi esempi, e magari uno sulla simulazione possiamo farlo. Ad esempio, sì. Se uno ha un problema di avere il materiale velocemente in cantiere. Sì. Bene, a questo punto dobbiamo stimolarlo sul fatto che cosa succederebbe se lui non ha questa velocità nella realizzazione, cosa succederebbe? Quindi in qualche momento, in questo momento dobbiamo stimolare il fatto che questo problema qui deve essere risolto, quindi se possiamo andare avanti con la prossima riga dobbiamo rendergli conto che questo suo problema in qualche modo va risolto, perché se no cosa succede con il suo cliente se non ha una gestione veloce della consegna dei prodotti. E un'altra cosa che va vista è che chiaramente il momento giusto per farlo è adesso, quindi alla fine della stimolazione noi dovremmo essere in grado di dire: guarda, io posso prendermi carico del tuo problema, sarebbe un peccato lasciare questo cliente senza i materiali in questo momento di bisogno, quindi quale momento migliore che non farlo adesso? Questo è un po' il risultato finale. Il cliente, a questo punto lo potrete osservare, è sicuramente interessato e ci chiede proprio un consiglio su come gestire. Ed è proprio un cambio del suo atteggiamento, mentre magari prima è assolutamente abbottonato. A questo punto, dopo che chiaramente abbiamo superato le altre fasi, siamo in un buon rapporto, sarà lui che ci chiede un consiglio. Come vedete, cambia proprio un po' tutto il flusso della trattativa. Ed è lui che è disponibile
ed è, come dire, desideroso di avere un consiglio al riguardo. Solo ora, Quindi prego. diventiamo partner quindi del nostro cliente o potenziale cliente che ci vede come un aiuto, come un supporto nel risolvere la sua problematica che sta riscontrando. Bravissima. Finalmente, dopo questa estenuante, tutte queste fasi estenuanti, diciamo, arriviamo a presentare il nostro prodotto, la nostra soluzione, il nostro servizio. Quindi, a questo punto, chiaramente, dobbiamo dare per scontato che il nostro prodotto, il nostro servizio è assolutamente la cosa che gli risolve il suo problema. Chiaramente, anche in questo caso, la fase della stimolazione deve essere stata fatta. E in questa fase il nostro atteggiamento cambia in maniera significativa, perché mentre prima siamo magari molto interessati, molto desiderosi di ascoltarlo, molto desiderosi di prenderci cura di lui, a questo punto incominciamo a essere assolutamente più assertivi e presentiamo il nostro prodotto come il modo migliore per risolvere tutte le problematiche di cui lui ci ha parlato. Va da sé che in questa fase dobbiamo essere assolutamente assertivi, molto decisi e, proprio come leggiamo qua, dare per scontato che il nostro cliente a questo punto cambi, compri, scusate, il nostro prodotto. Ci ha parlato dei suoi problemi, si è reso conto che noi siamo la persona giusta per soddisfare, capisce che la nostra azienda gli può dare la soluzione, quindi perché non farlo ora? E quindi, caro cliente, partiamo con la nostra partnership. Solo in questo momento possiamo arrivare a presentare il nostro prodotto. È chiaro che a questo punto il cliente, anche se l'abbiamo, diciamo, lavorato ai fianchi, chiaramente in senso buono, perché gli abbiamo fatto capire come veramente possiamo instaurare una buona partnership, potrebbe chiaramente farci delle obiezioni. Attenzione, perché oggi nella prima fase abbiamo trattato quelle che sono le obiezioni più frequenti, però qualsiasi obiezione da parte del cliente, il più delle volte in realtà dipende da una, come dire, sì, da una carenza di convinzione, da un aspetto, da una considerazione che abbiamo noi come venditori. Prego, Giovanna. Da mancate comunque informazioni che noi in fase poi di presentazione del prodotto e nelle step precedenti no, abbiamo messo, non abbiamo curato abbastanza e quindi di conseguenza mi arriva il boomerang di obiezioni e poi quello. Assolutamente. Quindi superamento delle obiezioni quando queste chiaramente sono sincere. Quindi a questo punto noi in queste obiezioni, se noi siamo convinti del nostro prodotto, chiaramente non, sono obiezioni che non saltano fuori. Se però io come venditore, Giovanna può confermarlo, ho una qualsiasi, come dire, un qualsiasi dubbio riguardo a quegli aspetti che abbiamo trattato nella prima parte, vi posso garantire che magicamente saranno quelli che poi vi tirerà fuori il vostro cliente. Quindi, in questo senso, se nelle obiezioni che abbiamo trattato nella prima parte avete qualche necessità ulteriore, vi sollecito a contattare Giovanna, che magari vi può spiegare meglio come gestirle. Perché se voi in primo luogo avete la considerazione che i nostri prodotti possono, diciamo, avere delle problematiche, o siete in grado di gestirle, ma convinti chiaramente, quindi capendo la bontà dei nostri prodotti, altrimenti tutto questo aspetto e questa fase della vendita diventa una cosa di facciata e quindi magicamente o misteriosamente in realtà la nostra trattativa si arena. Detto questo, dovremmo avere chiaramente una cosa importante, che se il cliente fa troppe obiezioni, quindi ne gestiamo una legata al trasporto, ce ne tira fuori un'altra legata all'estetica, cosa significa? Vuol dire che non abbiamo centrato il vero problema del cliente, quindi non sappiamo esattamente cosa sente lui di dover risolvere, e quindi il nostro prodotto e la nostra offerta è scentrata, quindi non è assolutamente in linea con le sue esigenze. È chiaro che se gestisco una, due, tre, quattro obiezioni, vuol dire che devo ritornare in indagine e cercare di capire che cos'è che lui sente di dover risolvere, non quello che sento io, che tecnicamente sono bravo e so esattamente quale prodotto devo dare, ma quella che lui sente dover essere l'esigenza da risolvere. Detto questo, quindi superate le obiezioni, finalmente il nostro cliente è pronto ad arrendersi e quindi capisce che noi siamo i giusti partner e chiaramente dobbiamo fargli la proposta della vendita. Non aspettiamoci che lui ci dica
mandami il preventivo o mandami o tira fuori il contratto. In questo momento dobbiamo proprio proporli noi in maniera decisa e assertiva, come dicevamo prima, il nostro contratto, il nostro preventivo, e chiaramente dobbiamo farcelo firmare. Potrebbe essere necessario, come vediamo dalla prossima diapositiva, che glielo dobbiamo, come dire, chiedere più di una volta. Puoi andare avanti, sai, sulla prossima riga, perché in realtà, se noi abbiamo fatto tutti questi passi, chiaramente lui dovrebbe essere in grado, senza particolari sforzi a questo punto, visto che ci siamo già sfiancati prima in tutte quelle fasi, di fare firmare il nostro preventivo e quindi portare finalmente in chiusura il nostro contratto. Quindi, se il cliente viceversa ha ancora resistenza, vuol dire che dobbiamo in qualche modo tornare indietro in una delle fasi delle trattative di quel che abbiamo visto e completarla. Per esperienza, ma ritengo che anche voi potete condividere questo, la fase che troppe volte si lascia incompleta è proprio quella dell'approccio, perché per motivi di tempo, per motivi, che ne so, di scarsa empatia del momento, non riusciamo veramente a vendere noi stessi come persone. Questo, diciamo, è per sommi capi tutto quello che riguarda la trattativa. Adesso io poi vi ho lasciato più come promemoria quelle che sono, diciamo, le peculiarità di un campione nelle vendite. È causativo, e questo è un termine che riguarda quanto il venditore si sente causa, si sente responsabile, si sente l'attore delle proprie trattative, quindi non quanto si lega alle varie dinamiche o alle varie problematiche esterne. Ha grandi obiettivi, quindi è una persona che comunque ha chiaro cosa vuole raggiungere, non è che lavora con noi o sta con noi solo per portare a casa uno stipendio. È una persona che è mediamente entusiasta e quindi ha un tono alto e soprattutto si sente la causa delle problematiche legate alla sua azienda, ma anche a quelli dei suoi interlocutori. Qual è un'altra peculiarità del campione delle vendite? Andiamo pure avanti. Che è convinto chiaramente del proprio prodotto, del valore, lo vende perché sa che quel prodotto può veramente aiutare un cliente. Questo è un altro aspetto fondamentale che, se non è assolutamente chiaramente genera problematiche e fa sì che i nostri venditori siano semplicemente dei distributori di preventivi, che non è quello che ci interessa. Scambi in abbondanza con il cliente, cosa vuol dire? Che è disposto a dargli consigli, è disposto veramente a diventare un partner e a dedicare anche del tempo in più legato alle trattative che il nostro potenziale cliente potrebbe necessitare. È interessato piuttosto che interessante, quindi questo è un aspetto molto molto importante, perché il suo atteggiamento è quello di nutrire interesse per i suoi clienti o potenziali clienti, e non è che se la tira magari perché è bravo a vendere, ma si prende veramente cura di tutte quelle che le esigenze, e di conseguenza è bravo nell'arrivare al nocciolo, al cuore dei problemi dei suoi potenziali clienti. Altro aspetto, chiaramente, è quello che il proprio prodotto risolva effettivamente quelle che sono le problematiche del cliente, anche, ne posso garantire, in ambito extra lavorativo. Tutto questo fa sì che poi lui alla fine vende come un matto. Queste, in estrema sintesi, sono le caratteristiche dei campioni delle vendite, che vi posso garantire che Giovanna rientra in questo novero come una buona parte del suo team, perché ha proprio questo approccio. Chiaramente oggi ho voluto trattare solo un paio di aspetti, magari anche più tecnici, se vogliamo. Ne avremo sicuramente argomenti da trattare e da soprattutto esercitare, perché è un soggetto piuttosto ampio. Però abbiamo voluto darvi questa brevissima sintesi per aiutarvi a focalizzarvi su alcuni aspetti. Benissimo, guarda, grazie. Sicuramente i nostri ascoltatori hanno apprezzato e già mi immagino le mail a seguire dove mi chiederanno le slide, la registrazione magari da far vedere al collega o al cliente e quant'altro. Bello, soprattutto in questo periodo.
sottolineare il fatto di essere causativi, quindi di essere noi propositivi e non di essere effetto dell'ambiente circostante, della situazione che abbiamo intorno, ma di essere propositivi con dei target, degli obiettivi e trovare soluzioni per i nostri partner. Quindi molto molto bello, Luca, grazie. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a te. Io ricapitolo un attimo quindi quello che ci siamo detti. SunBallast può supportarvi nella progettazione dei vostri impianti fotovoltaici su coperture piane, sia per quanto riguarda i tetti piani, sia per quanto riguarda le installazioni a terra, con diverse soluzioni. Oggi non siamo andati nel dettaglio a vedere le varie soluzioni, ma sapete benissimo che abbiamo la soluzione standard, Connect, sistema Vela e Estovest. Oggi abbiamo approfondito in modo particolare quali sono le informazioni che dobbiamo conoscere per gestire le obiezioni dei nostri clienti, potenziali clienti, e in modo particolare con Luca abbiamo visto i principi base che dobbiamo seguire in fase commerciale, molto molto importanti. Ve lo ripeto, noi è dal 2012 che utilizziamo questi step durante la nostra trattative e soprattutto le nostre partnership, perché non mi piace neanche di assumere sempre il ruolo di venditore, ma soprattutto di partner per i nostri distributori e installatori progettisti. E quindi proprio questo che dove lavora SunBallast, trovare sempre una miglior soluzione tecnica ed economica e offrire sempre il miglior supporto che si possa dare. Spero che questa sessione formativa vi sia piaciuta e se riuscite sarei molto grata di ricevere feedback da parte vostra attraverso i vari canali, quindi mail, LinkedIn, social, un messaggino che ha il numero e quant'altro. E quindi in seguito vi mostro i nostri contatti, quindi qualora aveste dubbi su parte tecnica, parte commerciale oppure altre informazioni più di carattere formativo, vi ho messo anche le mail di Luca, ovviamente lui è a disposizione, lui è un consulente esterno che lavora con noi da molti anni, ma è disponibile ovviamente a fare informazioni aggiuntive anche ad aziende esterne. Se vi è piaciuto, mi raccomando, datemi un feedback che eventualmente possiamo fare altri eventi strutturati in questo modo e sfruttare in modo positivo tutte le informazioni e la formazione di Luca. Vi ricordo che riceverete un'email per la registrazione del webinar, quindi potete rivederlo, riceverete nell'email anche un link per rispondere a una serie di domande, veramente due, un brevissimo sondaggio per capire quali temi approfondire per il prossimo webinar e probabilmente vi chiamerà anche una mia collega così vi inganderemo il certificato del webinar a cui state partecipando. Nella speranza di sentirci presto, io vi auguro buon proseguimento di giornata e un caloroso abbraccio e per qualsiasi cosa siamo qua a vostra disposizione, sia io sia Luca. Un saluto a tutti. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao Luca, a presto. A presto.